Buongiorno a tutti. Allora, Vito l'autore ha scritto una recita riguardante una ragazza che si innamora di una persona anziana. Il titolo è Non ti posso amare. Tutte le notti ti sogno e tutti i giorni ti voglio, così ti amo da impazzire, anche se sono piccolina. Io ti voglio solo perché in questa vita da favola, dove tu sarai l'amore mio, quello vero del mio destino, quel che Dio ha scritto già tanto tempo fa per noi, prima di venire in questo mondo. Ma che cosa stai dicendo? Maria, io non ti posso amare. Tu per me sei come una figlia, una nipote, io sono già una persona anziana, sono vecchio. Non mi fare emozionare, vabbè? Vabbè? Tu sei bella, però non ti puoi innamorare di me. Buongiorno. Il titolo è Non ti posso amare. Non ti posso amare mai in questa vita. Perché sono grande e tu sei piccolina. Pure che sei dolce, bella e carina. Ancora più bella di quella stella lassù. Una delle tante che brillano la notte. In quel cielo lontano bello come te. Che brilla sopra il tuo dolcissimo viso. Facendomi incantare questo cuore mio, di uomo vissuto da quando sono cresciuto, tra tutta questa gente sana di mente, come sono io nel guardarti come padre, giusto, onesto, preciso e anche devoto. A questa moglie che amo già da tanto, così io non ti posso amare mai una volta, mai, mai una volta, per non fare mai un peccato d'amore, come fanno tanti innamorati nel mondo, portando scompiglio nella sua famiglia, quella dove prima c'era tanto affetto, tanta gioia, serenità e tanto amore. Così io ti prego di non guardarmi più, come fai sempre tu con gli occhi tuoi, facendomi un sorriso col tuo dolce viso, sperando sempre che mi innamoro di te, dove tu sei per me solo una bambina. Quindi ti dico di lasciarmi in santa pace, in questa mia vita di marito felice. Come sono tutti quelli che si amano ancora, col suo grande cuore di innamorato vero, in questo nostro grande mondo creato da Dio. Grazie. Allora, abbiamo concluso questa recita. Salve a tutti.